L'unica cosa che possiamo fare è quella di dimenticarci in fretta di essere stati a Forlì questa sera e pensare alla prossima partita, perché quelli di questa sera sono un gruppo di persone senza né arte né parte che non si salva in questo campionato. Purtroppo è vero, ma non possiamo lamentarci. Onestamente non frega niente a nessuno che siamo meno matti, lo siamo da 2 mesi, facciamo fatica. Proprio per questo dico che, essendo stati bravi, per il termine eroici fino adesso mi sembra un po' esagerato, bravi fino adesso a non lamentarcene, è inutile che ce ne lamentiamo adesso. Siamo venuti qua con l'idea che avremmo fatto una partita contro una squadra difficile, anche questa sera mancava ulteriormente Nicola Giordano, però parliamo anche di un ragazzino di 16 anni, non è che possiamo dirgli o assegnare a certa gente delle responsabilità. Forlì ha vinto, che abbia vinto di 50, di 60 o di 30, oggi fa differenza solo per il morale, non per la nostra classifica. Quindi durante questa settimana, riguardando un po' dentro di noi, piuttosto che cercare delle responsabilità, delle colpe come abbiamo fatto questa sera, bisogna tornare a lavorare, perché domenica prossima abbiamo una partita forse decisiva per la nostra stagione. Direi che abbiamo rispettato la partita come dovevamo e quindi abbiamo dato un indirizzo alla partita fin dai primi minuti e senza scampo oggi per Roseto. Poi dopo è stata una giornata particolare dove abbiamo fatto anche più canestro del solito da tre, ma quello che mi preme sottolineare è lo spirito con cui sono stati in campo i nostri giocatori dal primo all'ultimo minuto e soprattutto i primi 20 ovviamente dove abbiamo indirizzato la partita e pubblicamente dico bravi a loro perché sono quelle partite che a volte lo sappiamo bene, prendi in un altro modo, quindi veramente bravi. Sì, non c'entrava niente, ne abbiamo fatte tre per la verità nei primi 5 minuti, proprio per voglia di non di strafare, ma insomma sai, dici, pensi che poi tanto è facile, ma lo sappiamo sulla nostra pelle che poi di facile non c'è mai niente. E quindi bravi, proprio bravi, sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. No, beh, hanno risposto presente, per la verità, oggi era anche un po' più facile rispondere presente perché non c'era praticamente mai la tensione del risultato, però hanno dimostrato più di una volta che ci possono dare una grande mano quelli che di solito giocano meno, diciamo. E quindi sono contento per loro. Auxilia basta con recuperare la foro, Auxilia deve fare il giocatore di pallacanestro. Oggi l'ha fatto, bravissimo. Se no la tiriamo avanti ai 15 anni, la forma, il ginocchio e. Questo è di testa adesso, è tutto per poter ritornare a Oggi ha giocare. dimostrato che c'è. Basta continuare così. Ma lo dico con positività verso di lui, perché ovviamente ci parliamo un giorno sì, un giorno no.